Grazie mille, buonasera a tutti. Ho preso anche una valanga di appunti, non proverò a essere lunghissimo nella risposta, perché il tour di oggi continua. Voglio ringraziare prima di tutto il sindaco, l'assessore e la regione per aver permesso tutto quello che abbiamo visto e fatto oggi, che mi ha dato grandi stimoli. Partirei dal raccontare quello che abbiamo messo a punto durante questi mesi di lockdown, in cui abbiamo avuto la fortuna di lavorare in maniera anticiclica, mentre appunto l'Italia era ferma, la Farnesina forse ha lavorato ai suoi picchi storici, perché chiaramente avevamo vasti ambiti di intervento sia nell'aiuto agli italiani all'estero che nel reperimento di materiali medici, che soprattutto per quanto mi riguarda nella stesura degli strumenti che avremmo poi messo in funzione alla fine del lockdown e quindi per la ripresa post-Covid. E quindi vorrei partire da questi strumenti che abbiamo poi incluso nel cosiddetto patto per l'export, così da rispondere anche implicitamente ad alcune delle suggestioni che avete stimolato e poi comunque due parole anche su quello nello specifico che avete detto. Il patto per l'export nasce da un lavoro che ho personalmente coadiuvato e presieduto, di 12 tavoli di ascolto con tutte le confederazioni e le associazioni di categoria, diciamo da Confindustria al mondo degli artigiani, passando per le start-up innovative, il trade finance e tutto quello che è un po' l'ecosistema italiano. 12 tavoli per oltre 30 ore di ascolto che ci hanno permesso di migliorare la strategia che avevamo definito chiaramente con i tavoli strategici in Farnesina e andare a cesellare un progetto che nasceva già quantomeno nella mia mente, perché poi ho dovuto attendere il governo Conte 2 per poterlo realizzare, un percorso che si era avviato con il DL 104 di settembre, convertito poi, cioè divenuto attuativo poi dal 1 gennaio di quest'anno, che portava le competenze dell'internazionalizzazione dal Ministero dello Sviluppo Economico al Ministero degli Affari Esteri. Passo che io reputo fondamentale, che nulla ha a che vedere con il Covid, ma che proprio perché, a dimostrazione del fatto che in effetti era fondamentale, ci ha permesso di dare un interlocutore unico all'intero sistema imprenditoriale italiano e quindi un interlocutore anche più in grado di rendere attuative tutte le idee, le proposte ricevute che non sarebbero più perse nel giro a volte veramente caotico tra ministeri e entità sottoposte ai ministeri, come esempio vice agenzia. Il patto per l'export si sviluppa in 6 pilastri che abbiamo anche simbolicamente voluto far firmare nel formato cabina di regia per l'internazionalizzazione, un formato che si ripete ormai da qualche anno e che ha visto al tavolo della firma appunto il ministro Di Maio e le regioni, quindi c'era è stato firmato dal presidente Bonaccini anche e tutte appunto le confederazioni, incluso anche ABI, quindi il settore bancario e tutti gli organi che vanno appunto a coadiuvare quel mondo lì. Si fonda su 6 pilastri precisi che sono comunicazione, formazione, e-commerce, il sistema fieristico, la promozione integrata e la finanza agevolata. Non mi soffermerò su tutti e 6 pilastri, ma soltanto su quelli che per la vostra regione forse sono più importanti, ma vorrei dire che al di là dei 6 pilastri, dal mio punto di vista, sarà che, lo ripeto sempre perché oggi proprio non respiro da tanto di quest'area, sarà che sono un ingegnere, per me questi pilastri poi vanno a declinarsi in particolare su 2 parole che sono innovazione e digitale. Ora vi do un accenno del perché. Intanto credo che, e qui è proprio la patria forse di questo pilastro, la formazione fondamentale. Se c'è una cosa che tutti voi avete avuto l'esperienza diretta e che io ho avuto altrettante esperienza in questi 2 anni, è che dove si fa formazione come automatico riflesso si riesce anche a vendere di più, a esportare maggiormente e a chiudere la filiera del prodotto. Tedeschi e francesi, da molto prima di noi anche, utilizzano il principio dell'alta formazione tecnica donata chiaramente specialmente in paesi in via di sviluppo, per far sì che poi naturalmente chi va a creare impresa in quei paesi abbia personale che naturalmente cercherà il prodotto che noi vendiamo, ad esempio sulla meccatronica. Questo è uno dei pilastri su cui
crediamo che vada spinto tanto, voi come regione lo fate già, noi abbiamo inserito dentro questo pacchetto di piano tutto il piano formativo che passa sia dalla formazione delle nostre aziende prima di tutto, perché va creata anche la consapevolezza, quindi con un ciclo di webinar che abbiamo fatto sia sui paesi di destinazione ma anche su argomenti trasversali come la protezione della proprietà intellettuale, come l'accesso alle agevolazioni, quindi agli strumenti che abbiamo messo in piedi, come anche ad esempio l'accesso e la partecipazione ai bandi di gara internazionali o quelli legati al procurement degli istituti internazionali, cosa che molto spesso viene sottovalutata, ma è dove si muovono i maggiori fondi della nostra partecipazione agli enti stessi di cui facciamo parte. La formazione l'abbiamo voluta anche declinare in maniera molto operativa per le imprese. Mi vanto di dire che abbiamo volutamente destinato il 70% delle risorse, che poi vi quantificherò, per le piccole e medie imprese, perché riteniamo che la formazione sia un pilastro fondante proprio delle piccole e medie, grazie a un accordo tra l'altro anche con la CRUI, quindi con le rete delle università italiane. Andremo a espandere quel progetto che conoscete già, che si chiama Temporary Export Manager, e li faremo diventare Digital Export Manager. Un dato su tutti: durante il periodo Covid il 25% degli scambi globali sono avvenuti su piattaforme digitali, il che significa che oggi esserci o non esserci significa vivere o morire per le imprese, perché è un trend che non cambierà, anzi crescerà ancora di più. Quindi oggi già è possibile ottenere un temporary export manager che aiuti l'azienda a crescere verso l'export, tra l'altro raccogliendo proprio le indicazioni pervenute dai tavoli settoriali che appunto ho coordinato. Andiamo a modificare anche il bando, di conseguenza sarà possibile richiedere un temporary export manager in filiera, cioè faccio sempre l'esempio della scarpa, che è facile: se io produco la tomaia, l'altro il laccio, l'altro il cuoio, possiamo chiedere un temporary export manager per 18 mesi insieme anziché 6 mesi per azienda. Questo permette di avere un ciclo più completo e più utile per le imprese, e quindi poter avere maggiore capacità. I digital export manager invece li andiamo a formare con la CRUI e con i grandi colossi del web. Abbiamo spontanea adesione di colossi come Google, Facebook e altri, che chiaramente hanno il loro obiettivo di far conoscere i loro metodi di marketing, ma è importante perché comunque quei metodi di marketing sono quelli che vanno per la maggiore, quindi per noi è importante esserci. I DEM, come li abbiamo chiamati, saranno formati e utilizzabili già dall'inizio del 21, sempre con la logica del cofinanziamento da parte del piano straordinario per il Made in Italy, che quest'anno, avendo sbloccato fondi che erano rimasti immobilizzati negli anni precedenti, andiamo a portarlo da 140 milioni a 316 milioni di euro, quindi una buona dotazione. Secondo pilastro che mi interessa sicuramente è il mondo delle fiere, Emilia Romagna campione di fiere insieme al Veneto e Lombardia. E lì abbiamo due operazioni importanti, se non è una che abbiamo già avviato, ma lo dico già da solo: va aumentato il finanziamento che abbiamo stanziato, che è il credito d'imposta per le fiere di carattere internazionale che si gestite in Italia. L'altro, secondo me, molto importante in quest'epoca post-Covid, è un coordinamento europeo con Germania e Francia, che abbiamo avviato come Farnesina, per fare un calendario comune della programmazione 21 ed evitare quindi di pestarci i piedi a vicenda in un momento in cui l'incarico dei bias è un nodo cruciale della stessa funzione della fiera. E l'altra cosa molto importante, dal settore ceramica si diceva molto l'utilità delle fiere, purtroppo il fatto che si siano perse quelle della primavera del 20, lì è stata forse la prima forma di ristoro che abbiamo dato come Farnesina, perché proprio tramite dice agenzia abbiamo destinato 25 milioni di euro alle perdite delle aziende che dovevano partecipare alle fiere, circa ristorando appunto 25 milioni di euro circa. E questo per dire che le fiere diventano per noi un argomento strategico. Con le regioni stiamo anche discutendo di come tutelare le fiere come entità aziendale vera e propria, perché sappiamo che oggi sono molto esposte a rischi di acquisizione estera anche, ed è un asset per noi strategico invece, e su questo avremo da fare sicuramente nei prossimi mesi. Terzo pilastro fondamentale, secondo me, è la finanza agevolata. Finanza agevolata che è degli 1,4 miliardi di euro che abbiamo messo in tutto il pacchetto di cui vi sto parlando, cuba 900 milioni, quindi la stragrande parte di questo fondo, dove facciamo, secondo me, le
tre cose che tutti mi hanno chiesto in questi due anni. Ho avuto la fortuna di avere lo stesso incarico con le stesse deleghe, sostanzialmente, anzi sono aumentate dal Conte 1 al Conte 2, quindi posso aver lavorato in continuità, ovvero al fondo solito 39481 di Siemens, quello che appunto accompagna l'internazionalizzazione. Abbiamo aggiunto una quota, anzi abbiamo, ci siamo dimenticati il fondo per com'era, l'abbiamo ricreato con 900 milioni di euro, più che triplicato, di cui 300 milioni a fondo perduto. 300 milioni a fondo perduto che possono essere richiesti fino al 50% del finanziamento agevolato, quindi se immaginiamo di chiedere 1.600.000 euro possono essere a fondo perduto, faccio questo numero non a caso perché il tetto massimo è 800.000 euro e senza garanzia bancaria. Di conseguenza il fondo stesso è la garanzia al richiedente. Questo permette, visto che è riservato il 70% alle piccole e medie imprese, permette di colmare quel gap che in effetti c'è tra la possibilità di internazionalizzarsi delle grandi aziende che non hanno problemi, diciamo mediamente hanno meno problemi, mettiamola così, ad andare in banca rispetto alle piccole. Promozione integrata mi riguarda pure molto perché tutti i settori del grande artigianato, anche italiano, sono sempre stati al centro della promozione integrata, che sono quelle attività che facciamo nelle fiere, che facciamo ospitati nella rete diplomatico-consolare, ad esempio la settimana della cucina italiana nel mondo, la giornata del design, la giornata del cinema, del spaziale. E quest'anno li facciamo contemporaneamente in 178 sedi della rete diplomatico-consolare, che hanno la funzione di raccontare la cultura italiana e il prodotto italiano. Non a caso si chiamano Vivera l'Italiana, perché l'obiettivo è raccontare il territorio insieme al prodotto. Quest'anno abbiamo raddoppiato i fondi per la promozione integrata a 60 milioni di euro e abbiamo lanciato quella che abbiamo chiamato promozione integrata 3D, cioè andiamo a raccontare qualcosa che vi riguarda molto, non più soltanto le 3F celebri, quindi food, furniture e fashion, ma andiamo a inserire anche tutto quel mondo un po' più spartano, forse un po' meno facile da raccontare, come la meccatronica ad esempio, agendo proprio sul racconto della filiera, dei cluster produttivi e quindi l'integrazione tra prodotto, territorio e imprenditore. Una mission di alto livello dal mio punto di vista, ma che ci permette di colmare quel gap per il quale il mondo spesso ci conosce per un quinto di quello che realmente siamo. Io che ho la fortuna di fare questo mestiere so quanto ad esempio il biomedicale sia una delle punte di diamante dell'Italia, ma se chiedete a qualunque italiano fuori di qui non lo sa praticamente nessuno. Altrettanto vale per la meccatronica, altrettanto vale per l'aerospazio, che siamo tra i tre più grandi produttori al mondo e quant'altro. Altro grande tassello è il mondo dell'innovazione e delle start-up. Dicevo prima che questi sei pilastri si possono riassumere in innovazione e digitalizzazione. E vogliamo dare una vera lustrata al fondo di venture capital di Cassa Depositi e Prestiti, Siemens, perché diciamocelo chiaramente, fino ad oggi ha un po' agito come una semplice banca, cioè prestatore di fondi alle aziende, alle start-up che volevano diciamo crescere. In realtà noi crediamo che oggi l'Italia abbia bisogno di una vera joint venture per le start-up, per arrivare a creare i famosi unicorni di cui si parla tanto nel mondo delle start-up. Noi abbiamo purtroppo questa piramide totalmente sbilanciata, una base enorme di start-up innovative in nulla quando si va a guardare la piramide alta del mondo delle start-up. Andiamo a riformare il fondo, abbiamo lanciato da poco il comitato proprio sul fondo per le startup innovative, che è già dotato di 78 milioni di euro, che aumenteremo. È un fondo che ha una grande possibilità nel suo statuto, cioè di fare joint venture all'estero. Significa che possiamo iniziare a ragionare su qualcosa che fino ad oggi abbiamo sempre subito, cioè di fare acquisizioni mirate per far crescere le startup in paesi stranieri acquisendo tecnologia utile alle nostre startup. È un po' il modello che hanno sempre utilizzato da Israele agli Stati Uniti ai grandi player appunto nelle startup innovative. E abbiamo rifinanziato anche il Global Startup Program, sostanzialmente l'Erasmus delle startup, dove andiamo a aumentare anche la dotazione e quindi il target. Fino a 150 soggetti potranno, startup innovative, potranno fare un'esperienza in acceleratori internazionali per 4 mesi in 10 paesi target nel mondo, i più importanti per le startup appunto. Questo permette alle startup italiane di avere anche quella visione internazionale che a volte manca. Io ricordo una delle mie prime visite in Israele, in un incubatore,
quando chiesi cosa fa la differenza, loro mi risposero, oltre ai fondi chiaramente, ma parliamo di un paese di 4 milioni di abitanti rispetto all'Italia, un alto dimensionamento, ma mi disse il fatto che noi nasciamo pensando in modo internazionale, perché il nostro mercato è al di là del mare, perché alle spalle non hanno mercato nei paesi arabi. Ecco, questa è forse una mentalità che nelle startup italiane va ancora inculcata maggiormente, e il loro startup program serve esattamente a questo. Abbiamo lanciato in Farnesina un coordinamento interministeriale che va molto di pari passo con quello che diceva l'assessore su come spenderemo, come spendiamo i soldi che abbiamo in questo piano, che abbiamo nel fondo innovazione di Cassa Depositi e Prestiti, che occupa 1 miliardo e se ne attende 1 altro miliardo dal privato, e capitolo Europa, i famosi 200, ormai famosi, oggi famosi 209 miliardi del Recovery Fund. Abbiamo creato dei tavoli in Farnesina interministeriali che ho la fortuna di presiedere, ambiente, innovazione e oltre a tutto il mondo aerospazio, innovazione che dicevo prima, e anche il Comitato Attrazione Investimenti Esteri, tutti strumenti che andranno proprio a delimitare il perimetro di come vogliamo vedere il paese. E oggi, mentre eravamo in Dallara, il Presidente ha detto una frase molto interessante. Ha detto: l'innovazione è capire cosa vuoi essere, non cercare soltanto quello che conosci. Ecco, noi dobbiamo andare a immaginare l'Italia come vogliamo che sia e muovere il paese in quella direzione. Io per questo sono molto felice del fatto che nelle stesse linee del Recovery Fund si va a legare questo progetto in maniera indissolubile con il piano originario del mandato di Ursula von der Leyen, dove c'è proprio quello che l'Italia oggi si è data come mission, ovvero l'innovazione, la green economy, e dal mio punto di vista un tema fortissimo dovrà essere, qui vi invito anche per voi, specialmente per il biomedicale, l'Aging Society, dove abbiamo un'enorme capacità e dove abbiamo un paese che purtroppo ne è vittima, come anche però altri paesi high spenders, come ad esempio il Giappone. Abbiamo tecnologia da poter integrare con la nostra tradizione che ci permette di cavalcare l'onda nei prossimi anni. Un altro tema importantissimo, e questo anche è integrato anche in uno dei pilastri del nostro patto, sarà il tema della crescita in materia di quantum computing e big data analysis. Noi abbiamo lanciato dei progetti di cui ancora non posso parlarvi, interministeriali, legato proprio a quantum computing, ma l'altra faccia importante della questione è che dobbiamo dotarci come paese e come Europa anche probabilmente di maggiore capacità tecnologica nel quantum computing, ma soprattutto anche nel cloud europeo e probabilmente anche in un cloud nazionale. Io su questo sto lavorando con la ministra Pisani e con la ministra Dadone. L'obiettivo è anche l'integrazione dei database pubblici per l'accesso alle informazioni in modo strutturato anche per le nostre aziende. Faccio questo accenno per dirvi che un altro grande progetto, che in realtà è già quasi realtà perché abbiamo già presentato la beta e faremo la prima release ufficiale a fine luglio, è il portale unico per l'internazionalizzazione che avrà dominio export.gov.it, un portale che nella prima release sarà un portale statico, nel senso che sarà informativo, quindi però già avrà un cambio di visione, cioè partirà dalla domanda: cosa serve a te imprenditore, non questi sono gli strumenti, cerca di quello che serve a te. E avrà insieme tutti gli strumenti che sono in questo momento tra MAICI, ICE, Cassa Depositi e Prestiti. Nella versione, nelle release, che saranno altre due a settembre, dentro dicembre l'ultima, andremo a integrare tutto un sistema di intelligenza artificiale, quindi dal più comune chatbot fino all'analisi di big data, per permettere al portale H24 di rispondere anche con l'integrazione dei database della pubblica amministrazione, quindi Istat, Dogane e quant'altro, di rispondere alla domanda dell'utente in modo customizzato. Quindi il portale avrà consapevolezza che l'azienda che sta interloquendo col chatbot è un'azienda di 5 dipendenti che produce ceramica e che è specializzata non so in che cosa, e potrà dirgli in automatico qual è lo strumento di cui è messo a disposizione
disegnati per la sua tipologia d'azienda e anche qual è il suo mercato di riferimento e con che rischio di impresa. Questo per me, sarò troppo naif, ma è un salto quantico a proposito di computing e del rapporto tra impresa e Stato. E non vogliamo generare nessuna gelosia da parte dei corpi intermedi, Confindustria e quant'altro, perché qui il dato serve per dare uno strumento e non per utilizzarlo per altri generi. Credo che sia un'interazione tra impresa, corpi intermedi e Stato fondamentale, sulla quale crediamo tanto. E vado a chiudere dicendo che un altro grande passo, ad esempio, sul mondo fiere è il lancio di due nuove iniziative. La Fiera Smart 365, cioè diamo una piattaforma fieristica di B2B ai grandi poli fieristici italiani e anche alle confederazioni imprenditoriali da utilizzare customizzandolo, poi noi doniamo la piattaforma che verrà customizzata ovviamente dalle aziende, per espandere i famosi 5 giorni di fiera ad altri 360 sul digitale. Un esempio nel mondo della moda, ad esempio il PT Immagine, che lo utilizza già di sua proprietà. Noi lì ci siamo ispirati per creare una piattaforma da donare poi alle imprese. E un'altra faccia della stessa medaglia è la possibilità, sempre col fondo 394, di investire in formazione qualificata. Io quando sentivo parlare di 3D by Plotter era entusiasmante, se ci pensate. Ecco, lì non possiamo perdere il treno su questo tipo di tecnologie, quindi formazione specializzata, alta formazione, possibilità di utilizzare il fondo 394 anche per dotarsi di nuovi strumenti per l'internazionalizzazione. Quindi banalmente oggi si potrà, a differenza di prima della conversione del decreto, richiedere anche finanziamenti per creare un magazzino in Italia destinato all'export, quindi un aiuto concreto anche nella visione proprio dell'internazionalizzazione. Potrei andare avanti per ore, ma non lo farò, e quindi vado a chiudere dicendo che l'assessore ha detto una frase molto interessante, cioè non possiamo chiaramente dimenticarci della tradizione umanista che abbiamo in Italia quando andiamo poi a sviluppare i nostri progetti futuri anche sul territorio. Io credo che potremmo puntare a un umanesimo dell'innovazione, che è un po' quello che si vede quando si va nelle fabbriche italiane. Noi non facciamo mai innovazione fredda, facciamo innovazione che racconta la storia dell'umanesimo italiano nella tradizione e nella capacità. Se la vediamo così, territori come l'Emilia Romagna non usciranno mai dal radar del pubblico, dello Stato, e riusciranno a far crescere sicuramente il tessuto locale. Io credo di poter prendere da questa mia missione in Emilia Romagna, che tra l'altro è la prima dopo il Covid, una grande conferma, perché l'insegnamento ce l'avevo già, che il cluster sul territorio è il futuro italiano, perché non possiamo competere sui numeri, dobbiamo competere sulla filiera, sulla qualità, e non in senso sterile come si è spesso fatto. La qualità prima o poi te la mangiano se non cresci con l'innovazione. Quindi il cluster di filiera che fa crescere la qualità insieme all'innovazione. Per quello parlavo prima di umanesimo dell'innovazione. Io credo che siamo sulla buona strada, gli strumenti ci sono, ora dobbiamo, in un costante rapporto tra regione, Stato e imprese, mettere a terra questi strumenti e avere dei feedback. Io sono malato del poter quantificare poi e avere un ritorno concreto di quello che metti in piedi come strumenti, quindi mi aspetto da voi in modo diretto un'interlocuzione continua sugli strumenti che avete messo a punto, e quindi poterli poi ricesellare fra un anno, fra 6 mesi, fra 2 anni, quando avremo chiaro come si evolve la situazione anche post-Covid. Sono a disposizione, potrei dire tanto altro, ma si è fatto tardi, quindi vi ringrazio e sono a disposizione.